La croce che vallenta tra le fiamme e le penombre disegnate dal Colosseo sembra particolarmente pesante. Lo sguardo di Francesco è spesso rivolto in basso, gli occhi spesso chiusi. L'intensità del suo raccoglimento tangibile anche per la folla che lo guarda da giù, anche per i milioni davanti alla televisione. Ha una spina conficcata nel cuore il Papa e il rito della Via Crucis che ha concluso lo scorso Venerdì Santo l'ha resa ancor più evidente. Nel supplizio di Cristo, venduto, tradito, crocifisso lungo le 14 stazioni, Francesco ha rivissuto in particolare lo strazio delle migliaia di cristiani perseguitati nel mondo. Nel tuo corpo sacrificato, squarciato e dilaniato, noi vediamo i corpi dei nostri fratelli abbandonati lungo le strade, sfigurati dalla nostra negligenza e dalla nostra indifferenza. In te, divino amore, vediamo ancora oggi i nostri fratelli perseguitati, decapitati e crocifissi per la loro fede in te. Sotto i nostri occhi, o spesso con il nostro silenzio complice. Parole serie, scarne, di una gravità attenuata dalla fede, per cui il buio del Venerdì Santo è strada, ha ricordato Francesco, verso la Pasqua della Luce. Un momento in sostanza unico per tematica e densità a quello vissuto dal Papa 4 ore prima della Via Crucis, quando la sua figura vestita di rosso prona a terra ha introdotto la celebrazione della Passione in San Pietro. Al predicatore pontificio padre Raniero Cantalamessa il compito di accompagnare come sempre con la consueta sapienza alla comprensione di un aspetto del mistero della sofferenza di Gesù. Anche il francescano ha ricordato i cristiani uccisi ai nostri giorni e ha soggiunto: i veri martiri non muoiono con i pugni chiusi ma con le mani giunte. Il vero discorso della montagna che ha cambiato il mondo non è però quello che Gesù pronunciò un giorno su una collina della Galilea, ma è quello che proclama ora silenziosamente dalla croce. Sul Calvario egli pronuncia un definitivo no alla violenza, opponendo ad essa non semplicemente la non violenza, ma di più il perdono, la mitezza, l'amore. E figura mite e amorevole è stata quella che nel pomeriggio del Giovedì Santo si è chinata a baciare piedi abituati da anni a muoversi in spazi ristretti, a superare cancelli e porte il più delle volte sbarrati. Francesco ha celebrato la messa in cena Domini con le detenute e i detenuti delle strutture carcerarie di Rebibbia, lavando i piedi a un gruppo di loro e precedendolo con una affermazione di una umiltà e sottomissione assoluti. E io lavarò oggi i piedi di 12 di voi, ma anche io ho bisogno di essere lavato dal Signore. E per questo pregate durante questa messa perché il Signore anche lavi le mie sporcizie, perché io diventi più schiavo di voi, più schiavo nel servizio della gente, come è stato Gesù. La messa del Crisma, che aveva aperto il Triduo, è stata un inno alla stanchezza dei sacerdoti, quella che rende evidente la loro dedizione pastorale, spesso senza pause, a servizio della gente. Penso molto alla stanchezza di tutti voi, ha confidato Francesco, specialmente quando ad essere stanco sono io, ma c'è uno smog mondano e untuoso che può attaccarsi al sacerdote e indurlo a riposarsi in modi raffinati e lontani da Dio, diversamente da chi si stanca per aver servito il bene delle anime. E questa stanchezza è buona, è una stanchezza sana. È la stanchezza del sacerdote con l'odore delle pecore, ma col sorriso di papà che contempla i suoi figli o i suoi nipotini. Odore di pecore e sorriso di padre. Sì, molto stanchi, ma con la gioia di chi ascolta il suo Signore che dice: venite, benedetti del Padre mio.